Salve, benvenuti o bentornati. Io sono Salvo e oggi parliamo di Sulu, un filamento 3D Sulu. Praticamente Sulu 3D Maker fanno tante cose di cui i filamenti. Questo è un filamento, mi ha mandato un filamento PLA, ma io già la utilizzavo e ho anche dei filamenti PETG e altri filamenti sempre della Sulu. Perché l'ho scoperta praticamente e vi posso dire, vi posso garantire che secondo me questi filamenti funzionano veramente bene. Ho provato tanti tipi di filamenti, ma questi fino ad ora con questi qua mi sono trovato veramente bene. Io ovviamente ho una stampante di battaglia, quindi una Alpha Wizen 30U, perché non faccio tante bellissime cose, ma ci sono altre stampanti e si comporta veramente bene con questo filamento. Comunque, io ragazzi vi chiedo di iscrivervi qua sotto, registratevi al mio sito, al mio canale Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, iscrivetevi a Facebook e Instagram e ora andiamo a vedere come funziona questo filamento. Sigla! Ok ragazzi, oggi parliamo di Sulu 3D Maker. Praticamente Sulu ci ha mandato un rotolo di PLA e andiamo a vedere che caratteristiche ha. Allora, io intanto l'ho preso blu perché mi piaceva questo blu che ora andiamo a vedere. Niente, questo PLA, allora intanto è 0,02 mm, basic parametri. Questi qua, i basic parametri, significano che praticamente possiamo andare a mettere questi parametri basici sulla nostra stampante. In questo caso il PLA ci dice che deve essere impostato in praticamente da 200 a 230. Io di solito questo materiale lo estrudo a 215-220 gradi e funziona bene. Poi la piattaforma per il piano è da 60-80, lo tengo a 60 e va benissimo. La tolleranza è più o meno 0,02 mm e il diametro è 1,75 mm. E poi ci sono tutti i fattori ISO. Per quanto riguarda il PETG, che lo sto utilizzando pure, questo qui, il PETG funziona con una maggiore temperatura, quindi dai 220 ai 250. Io l'ho estruso il PETG a 235 e ho ottenuto il piatto a 75 gradi. Funziona perfettamente. E più o meno, vabbè, sarebbe quello là, 0,02 mm, sempre 1,75 per il vostro ugello. E andiamo ad aprire, vediamo com'è. Allora, intanto lo scatolo già è riciclato e mi fa piacere queste cose vederlo. E queste qui sono le cose che trovate all'interno. Allora, trovate un piccolo buono. Praticamente questo buono vi dà la possibilità di ricevere 10 dollari se andate a contattare da questi qui, e quindi poi avete la procedura, fate la procedura quando parlate con la persona e vi dà un buono di 10 dollari, sarebbe intorno alle 8 euro. Abbiamo anche il manuale, sì, perché questo PLA, ora andiamo a vedere, ha la possibilità di poter staccare la base, cioè questa qui, il cerchio, e riciclarlo pure. Quindi non dobbiamo andare a comprare la prossima volta tutto il PLA, ma possiamo andare a comprare anche solamente, ora lo faccio vedere, la bobina in questa maniera, senza il raccoglitore. Quindi possiamo comprare così e risparmiamo anche su queste cose. Un'idea ottima, questa si smonta e si può riutilizzare. Questa è un'idea che secondo me è ottima. Queste sono delle fascette, che vedete se c'è qua qualcuno. Ok, ci sono queste fascette belle lunghe in velcro che sono veramente ottime. E richiudete tutto, posate. E purtroppo non ho
dove mettere il PLA, ma io di solito lo prendo, metto la bustina che ci danno loro in dotazione e lo chiudo in una busta di plastica chiusa e poi messa dentro un contenitore chiuso ermeticamente, anche perché il PLA si potrebbe rovinare, prendere l'umidità e così dicendo. E ha la possibilità anche di poterlo sullo, ha anche un fly case, diciamo, dove poter mettere questo prodotto. E nel frattempo facciamo l'istruzione del nostro prodotto sulla nostra stampa 3D, abbiamo la possibilità di mantenerlo caldo e quindi fare un bel lavoro. Mi piacerebbe averlo sullo. Se ci sei, batti un colpo, mandamelo, che mi piacciono veramente questi prodotti che fai. E quindi questo contenitore lo mettiamo là dentro, facciamo uscire il filo e lui fa tutto. Niente, a questo punto ora andiamo a vedere come funziona, come reagisce questo prodotto con la mia stampante. Andiamo a fare una stampa di prova con questo qua blu, perché mi piaceva veramente il colore blu e volevo stampare qualche cosina. Ok, ragazzi, andiamo ora a vedere dalla mia stampante. Ok, e vi lascio alla mia stampante. A dopo. Ok, ora andiamo a fare. Voglio stampare con questo PLA, voglio stampare una statuetta di Iron Man. E quindi ora lo apriamo e lo andiamo a posizionare nella mia stampante. Un Alpha Weiser U30, questa è Alpha Weiser U30, e vediamo cosa ne viene fuori. Lo preparo e lo metto al lavoro. Amo questi feltrini, bellissimi. Allora, il PLA è imbustato e sottovuoto, così almeno non si rovina. E qua ci sono anche i sigilli che in pratica è nuovo. Vado a montarlo direttamente sulla stampante. Scusate, il mio piano è un po' rovinato, però io quando stampo l'unica cosa che faccio è prendo un fazzolettino di carta con un po' di acqua imbevuta senza nessun tipo di prodotto, gli do una pulita e incomincio a stampare. Una cosa che dobbiamo fare ancora, siccome il PLA che ho messo è nuovo, dobbiamo farlo estrudere da qua, quindi andiamo a prendere automatico e gli diciamo che deve buttarlo sotto. Non so se si riesce a vedere, ancora non è arrivato. Ok, sta cominciando a uscire. Sta buttando quello che c'era prima, che era PETG. Diamogli un po' di coso e ci prepariamo per la stampa. Ok, andiamo a prendere il nostro, non so se riuscite a vederlo. Andiamo a prendere il file Iron Man Open. Sì. Allora, dura 9 ore, se riuscite a vedere, 9 ore e 43. Andatevi a vedere ora la stampa. A dopo. Thank you.
Ok, questa è la stampa di come è venuto la nostra figurina. Il PLA è ottimo, ragazzi. Stampato veramente bene. Bellissimo.